risponde che a quanto pare la missione non è semplice, ma alquanto difficile. Come vedete qui, lo Max, come potete vedere, è un gioco semplice. Lo Max deve saltare tutti i fiori che se saltano troppo tempo dovete andare più giù. Li dovete saltare in modo che altrimenti non vengono fatti. Fare più pesci, fare del lungo. Come potete vedere, è un gioco molto difficile, molto complicato. Eccolo, Evil D. Con Evil D ci stanno i draghi, ci sta il drago e questo Evil D che lo dovete sconfiggere con delle palle che vi potete lanciare addosso con la giravolta. Oppure con questi palle spinose che dovete evitarle. Infatti voi si suicidia, che come potevo dirvi è anche una chiavica, questo gioco, anche se ci pare. Lo Max, ve l'ho detto, è un gioco molto difficile, sì. Ma potete vedere che in questo Lo Max molte cose sono complicate, come per esempio saltare sul gas, oppure passare sui ponti in questo bellissimo livello. Infatti, non vi posso dire di niente. Dovrà fare il livello come ci pare, e non è tanto semplice, anzi, è difficile, perché andare sulla botte e cercare di girare facendo attenzione alle palle spinose, quando la sulle botte e facendo attenzione a non cadere sulle spine, in questo caso saltare sui fiori e cercare di andare a recuperare una vita, che come potete vedere è un luogo difficile da recuperare, un bel po' difficile, no difficile, che aveva fatto pure bonus level e qua anche può fare, qua nel deserto roccioso è una cosa molto complicata, perché sono livelli complicati dove appendersi alle aquile e scendere al momento giusto, oppure nel cimitero, notte, dove è possibile andare a distruggere questi mostri, saranno una specie di lupi bannari che quando li attaccano esce uno scemo tutto nudo e non so chi, quali li attaccano lo stesso, quindi cercate, come dire, una chiavica, questi battenti di scheletri cercheranno di fare la maggior cosa, oppure il vampiro che vi può lanciare addosso dei colpi un po' combattanti come una specie di gas, facendo attenzione ad altro pipistrello che mentre voi lo vedete uscire, oppure sulla nave notte è un po' difficile da gestire, ma non si promette niente di questo gioco, perché quello che so lo so benissimo, il gioco si rivela molto difficile e complicato, dovete selezionare delle selezioni e usare le tavolette, però questo caso si è suicidato, non può fare nient'altro,